Amiche e amici della Pallamaro, un buon pomeriggio dalla sede federale dallo Stadio Olimpico, giornata di sorteggi per i campionati di Serie A maschile per la Coppa Italia, la final eight, proprio ancora della Serie A maschile. e per la seconda divisione nazionale femminile, proprio dalla seconda categoria alla femminile, iniziamo perché andremo a sorteggiare quelli che sono gli abbinamenti che comporranno il calendario, che vedete anche in grafica il calendario della seconda fase eliminatoria quella che mette in palio due posti per la massima serie per la Serie A femminile del prossimo anno si gioca dal 12 al 14 maggio prossimi sul neutro del Pala Santa Filomena di Chieti. Accedono alla seconda fase eliminatoria sei squadre il sorteggio servirà oggi a definire quello che è il calendario secondo, il programma che vedete appunto in grafica con sei squadre si qualificano la prima, le prime classificate anzi dei gironi A, B, C, D ed E, quindi tutti i gironi della seconda divisione femminile e poi la sesta squadra eh, rappresentata invece dalla vincente dello spareggio tra le due seconde dei gironi A e B si procede ad inserire all'interno delle due urne le squadre nell'urna eh, da una parte ci saranno le appunto le squadre qualificate mentre dall'altra parte eh, la semplice dicitura squadra 1 2 3 4 5 6 si andrà a comporre il calendario di questa seconda fase eliminatoria della seconda divisione femminile. Vi ripeto le, de, le, le date e, e la sede 12-14 maggio sul neutro del Pala Santa Filomena di Chieti. Una sola squadra al momento è, è già qualificata a questa fase, si tratta del Bolzano che ha già fatto proprio il primato nella, alla termine della pool playoff del Girone B. E quindi la formazione Tesina avrà la possibilità di lottare per la promozione. Una promozione che spetterà all'esito della seconda fase eliminatoria. Le prime due classificate: si tratta di un girone all'italiana, con due gare per giornata per ciascuna squadra. Le prime due della classifica, gare di sola andata, naturalmente. Le prime due della classifica si qualificano alla prossima stagione della Serie A femminile, ottengono quindi la promozione. In Serie femminile a proposito c'è cioè da segnalare già un primo verdetto che ci è giunto sabato scorso, il sabato appena archiviato con il Nuoro che ha dovuto dire addio alla massima serie con tre giornate d'anticipo rispetto al termine della stagione regolare Nuoro che è, ha conquistato solamente tre punti, sono 15 invece i punti ottenuti dalla formazione del Flavioni che occupa l'ultimo posto utile per la salvezza, irraggiungibile quel piazzamento per Nuoro che saluta quindi la uh, massima serie della serie femminile è iniziato il sorteggio della seconda divisione nazionale, seconda fase eliminatoria che abbiamo detto mette in palio due, due posti per la uh, promozione in serie femminile. Andiamo a vedere qual è la prima squadra estratta. Si tratta della prima classificata del girone C. Andremo a vedere ora quale posto occuperà nella griglia e nel calendario. Di questa seconda fase eliminatoria, Squadra 2. Prima classificata del girone C, che dunque occupa il posto numero 2 nella griglia. Un girone C che vede Cingoli e Mugello sfidarsi in quello che sarà il match decisivo nella finale del girone. Da giocare in campo neutro il 29 aprile prossimo, la vincente accede alla seconda fase eliminatoria. Nuova estrazione per sempre per la seconda fase eliminatoria della seconda divisione nazionale femminile. Prima Classificata del girone E. Si tratta del girone tra le formazioni sarde del Caralis, del Sardegna e del Sassari 1976. Squadra 5, la vincente quindi del girone E, occupa il posto numero 5 nella griglia e nel calendario della seconda fase eliminatoria. Breve punto su questo girone Caralis ha 24 punti. Dopo 10 partite giocate. Sono 21 invece i punti. della formazione della Sardegna con ancora un totale di 3 incontri da giocare. Prima classificata del girone B. Si tratta come detto del Bolzano. Bolzano che prende il posto numero 1 nella griglia di questa seconda fase eliminatoria. Bolzano che ha conquistato 21 punti in 4 gare giocate nella pool playoff, nella pool promozione anzi di questa seconda divisione femminile per quanto riguarda il girone B, staccando nettamente le inseguitrici a partire dal Taufers, che di punti ne ha ottenuti 12. vincente dello oh, spareggio tra uh, seconde classificate dei gironi A e B e il posizionamento nella griglia corrisponde al numero 3 Tutto aperto nel girone A di questa seconda divisione nazionale con Raluca e Oderzo che a due giornate dalla fine sono staccate da appena un punto. Mentre è più netta la situazione, come già detto, nel girone B, dove il Taufers ha 12 punti, con ancora due giornate da giocare. Vedremo quale sarà dunque l'accoppiamento della prima fase eliminatoria. Tra la seconda del girone A e la seconda del girone B estratta Ora la prima classificata del girone D. che occupa il posto numero 4 anche nel girone D si dovrà procedere alla finale tra prima e, secondo, e seconda classificata dopo che la fase regolare si è chiusa con uh, la vera essenza Messina che ha ottenuto 30 punti in 11 partite prima classificata del girone A che andrà ad occupare l'ultimo posto utile l'ultimo posto a disposizione nel calendario È il posto numero 6 per la prima classificata del girone A. Andiamo a rivedere insieme quella che è la griglia che poi troverete compilata con il calendario completo eh, sul sito federale www.fgh.it naturalmente. Questa è dunque la griglia di questa seconda fase eliminatoria della seconda divisione nazionale femminile. Ora si procederà invece al sorteggio della Final Eight di Coppa Italia. Una final 8 di Coppa Italia che si svolge dal 21 al 23 aprile. Prossimi al, a uh, fondi vi accedono appunto 8 squadre. Tre prime classificate sono Loacker Falzbank Bolzano, Terraquilacarpi e Junior Fazzano. Le seconde classificate sono invece Pressano, Romagna e Conversano. Terza classificata Team Network Albatro. La uh, società ospitante è l'HC Fondi. Andiamo a vedere velocemente la procedura del sorteggio: viene sorteggiata la quarta testa di serie eh, che eh, si aggiunge alle tre prime classificate. La quarta testa di serie viene scelta tra le, le tre squadre classificate al secondo posto. Poi sorteggio degli abbinamenti tra le teste di serie e le due squadre classificate al terzo posto. In questo, in questo caso non c'è una terza, ma c'è il Fondi come società ospitante che si aggiunge all'Albatro Siracusa. Poi sorteggio degli abbinamenti tra uh, le teste di serie. Ma uh, passiamo subito al sorteggio perché viene individuata tra le tre seconde classificate quella che è appunto... la uh, quarta testa di serie si tratta del conversano il conversano quindi in quanto seconda classificata del uh, girone c viene estratta come quarta Testa di serie si aggiunge nell'urna delle tre eh, prime classificate, ovvero Bolzano, eh, Carpi e eh, Fasano. Ora, proprio queste tre prime classificate con l'aggiunta del Conversano andranno a comporre un'urna, nell'altra urna invece le due... Che definiamo terze classificate. Una è la miglior terza, è il team network Calvataro di Siracusa. L'altra invece è, è la società di casa dell'HCFondi, automaticamente qualificata anche eh, nonostante il proprio piazzamento alla termine della regular season nel girone C, quarto posto. E, e vedremo quale sarà la composizione dei primi due quarti di finale. Ricordando che eh, non c'è la possibilità di accoppiamenti tra squadre dello stesso girone, pertanto, Conversano non potrà affrontare il. Fasano, e Fondi e Albatro. Si sta procedendo ad inserire le squadre all'interno dell'urna che riguarda le prime classificate. Vi ricordo date e, e sede di questa final eight di Coppa Italia appuntamento attesissimo dal 21 al 23 aprile prossimi al Palasport di Fondi si ripartirà dal titolo conquistato dalla Junior Raffasano lo scorso anno in una finale equilibratissima e, e vinta di misura dai pugliesi contro Bolzano giocata alla Palabis di Lavis è iniziato il sorteggio per la composizione del tabellone, primi due quarti di finale. Quarti di finale tutti in programma nella giornata di venerdì 21 aprile. Carpi, che è la prima testa di serie sorteggiata, è la vincente del girone B, che affronta la squadra di casa del Fondi. Questo è quindi il primo quarto di finale. Gli accoppiamenti poi delle semifinali verranno definiti in un successivo sorteggio, che seguirà quello dei quarti di finale che servirà a comporre appunto gli abbinamenti dei quarti di finale. Fasano. Con Albatro. Ma è un sorteggio che naturalmente va ripetuto nuovamente perché, come detto, non c'è la possibilità di abbinamenti tra squadre dello stesso girone. Il Fasano ovviamente non partecipa a questo sorteggio, c'è cioè il Conversano che, però, chiaramente. Non può allo stesso modo essere abbinato all'Albatro Siracusa. Stiamo parlando di quattro squadre che provengono dal girone C. L'abbinamento è forzato. Bolzano contro Team Network Albatro. È il secondo quarto di finale. Andiamo a riepilogare Carpi contro Fondi e Bolzano Albatro. Questi sono i due quarti di finale sorteggiati. Adesso si sta procedendo a reinserire all'interno delle due urne da una parte le due prime classificate, il Fasano e l'altra eh, testa di serie, si tratta del Conversano sorteggiata eh, come quarta testa di serie tra le seconde classificate e le due seconde rimanenti, cioè Romagna e Pressano. Questi due saranno i due quarti di finale che comporranno il tabellone completo. Poi gli incroci di questi quarti di finale per definire quali saranno poi le semifinali sia delle vincenti sia del placement round. Quindi, con le gare che definiscono la classifica dal quinto all'ottavo posto, verranno sorteggiati successivamente. Da un lato Fasano e Conversano, dall'altro Pressano e Romagna. Pasano, la squadra campione in carica, vincitrice lo scorso anno dello scudetto e della Coppa Italia. Che affronta il Romagna. E eh, ultimo quarto di finale. Con il Conversano, opposto alla ultima squadra non estratta, ovvero il Pressano, andiamo a riepilogare la composizione dei quarti di finale della final 8 di Coppa Italia 21-23 aprile. Prossimi a fondi Carpi contro i padroni di casa del Fondi Bolzano Albatro. Fasano Romagna e Conversano Pressano. Ora si andrà a procedere a un nuovo sorteggio che servirà a definire gli incroci. E quindi a comporre il lato sinistro e il lato destro del tabellone dei quarti di finale. Per eh, definire appunto quali delle vincenti affronteranno. quali saranno le, gli incroci delle vincenti all'interno del tabellone delle semifinali di eh, questa Final Eight di Coppa Italia. Vi ricordo che eh, arrivavano da prime classificate al termine della regular season della serie A maschile la formazione del Bolzano, quella del Carpi per quanto riguarda il girone B e nel girone C il Fasano sorteggiata poi come quarta testa di serie il Conversano. Momento degli abbinamenti che ci condurranno poi alle semifinali. Primo quarto di finale, quello tra Bolzano e Albatro, sul lato sinistro del tabellone, la cui vincente affronterà in semifinale la vincente di Carpi contro Fondi. Lato destro del tabellone invece con la vincente di Fasano contro Romagna che affronterà la vincente dell'ultimo quarto di finale. Quello rimanente tra il Pressano e il Conversano. Ulteriore riepilogo dunque dalla, sulla parte sinistra del tabellone. I due quarti di finale tra uh, Bolzano e Albatro e, e Carpi e Fondi. Le due vincenti si affrontano in semifinale. Dall'altra parte Fasano contro Romagna e Conversano-Pressano. Anche qui le due vincenti si affrontano in semifinale. Ora si procede al sorteggio della pool. Uh, da missione ai playoff in calendario dal 28 al 30 aprile prossimi sul campo neutro di Chieti vi accedono le seconde classificate alle, alla termine della pool playoff dei gironi A, B e C viene sorteggiato solamente il primo incontro perché automaticamente viene poi generato il uh, calendario con uh, la uh, eh, la terza squadra non sorteggiata che affronta il giorno seguente, quello, il giorno di sabato, la perdente del primo incontro e il terzo giorno, la domenica, il, la vincente di questo raggruppamento, di, questo, di questa fase di spareggio, pool da missione ai playoff scudetto. La vincente di questa pool raggiunge le tre prime classificate dei gironi A, B e C al termine della pool playoff ai playoff scudetto direttamente in semifinale ripetiamo viene sorteggiata una sola gara la prima quella che inaugura la pool da missione ai playoff 28-30 aprile a Chieti seconda classificata del girone A contro la seconda classificata del girone C. Quindi a inaugurare la pool da missione ai playoff sarà la partita tra seconda classificata del girone A, e seconda classificata del girone C. Non possiamo naturalmente darvi le squadre perché la pool playoff è ancora in corso, mancano due giornate alla conclusione. Viene estratta anche la terza squadra, la seconda classificata del girone B, che entrerà in gioco nella seconda giornata, quella del 29 aprile, quando farà il suo esordio contro la perdente del primo incontro, mentre la vincente avrà diritto a una giornata di riposo per poi affrontare sempre la seconda classificata del girone A del girone B nella ultima giornata ultimo sorteggio di oggi playoff scudetto della serie A maschile vi accedono le prime classificate dei gironi A, B e C e la migliore seconda la vincente di questa pool viene definito l'ordine prima delle semifinali che si disputano con uh, due gare andata e uh, ritorno e uh, successivamente viene definito invece l'ordine delle finali con uh, Qui invece tre gare, si gioca sulla distanza delle tre gare, gara 1, gara 2 ed eventuale gara 3. Le date, semifinale di andata il 6 maggio, semifinale di ritorno il 13 maggio. La serie di finale invece si gioca tra il 20 e il 27 maggio con gara 1 e gara 2. Gara 3 è in programma il 30 maggio. È iniziato il sorteggio dei playoff scudetto della serie a maschile. Abbinamento della prima semifinale, vi ricordo che la prima squadra estratta gioca gara 1 di semifinale in casa. E sarà la migliore seconda, la squadra che vincerà quindi la pool da missione ai playoff. mentre dall'altra parte con gara 2 in casa c'è la prima classificata del girone C. Nuovo sorteggio che eh, definisce non tanto l'accoppiamento perché in questo caso è eh, ovviamente obbligatorio l'accoppiamento, della seconda semifinale ma soprattutto definisce quale squadra giocherà gara 1 in casa si tratta naturalmente della prima estratta che viene ora mostrata e della prima classificata del girone B Gara 2 in casa invece per la prima classificata del girone A. Semifinale 1, la migliore seconda contro la prima classificata del girone C, con andata in casa delle, prima due, delle due squadre nominate, la migliore seconda e ritorno in casa della prima del girone C dall'altra parte. Semifinale 2 con andata gara 1 in casa della migliore, della vincente del girone B. E ritorno in casa della vincente del girone A. Adesso viene definito invece l'ordine della finale scudetto. Vedremo quindi chi disputerà eh, gara 1 in casa. Sarà eh, chiaramente la prima delle semifinali che verrà sorteggiata estratta in uh, questo ultimo passaggio del sorteggio dei playoff scudetto. Migliore seconda contro la prima del girone C che gioca gara 1 e apre la serie di finale in casa. Dall'altra parte, prima del girone A contro prima del girone B. La vincente, la miglior seconda dello, eh, scont dello scontro tra miglior seconda e vincente del girone C da una parte, eh, la vincente dello scontro tra prima girone A prima girone B dall'altra, questo quindi l'accoppiamento per quanto riguarda la finale Scudetto dalla sede federale. È, è Tutto il riepilogo completo del sorteggio sul sito federale Fgh.it. tra pochissimo. Da Matteo Aldamonte grazie per averci seguito, come sempre buona pallamana a tutti, alla prossima.